Buongiorno, siamo qui ad Avellino per ribadire la manifestazione del Ferragosto avellinese, un anno particolare, così come sono le manifestazioni particolari. Quest'anno si è deciso di puntare sulle luminarie, anche per evitare gli assembramenti e favorire quelle distanze sociali. Vediamo cosa ne pensano gli avellinesi sul nuovo Ferragosto che si prospetta e su quelle che sono state le scelte in questa città. Buongiorno. Vi volevo dire, il Ferragosto avellinese quest'anno con le luminarie, cosa ne pensa e cosa si aspetta da questo 15 agosto? Allora, le luminarie danno colore, fanno comunque pensare alla festa e va bene, però dovremmo sempre tenere l'attenzione molto alta e mantenere il distanziamento sociale, perché è vero che porteranno tante persone anche dai paesi limitrofi, però bisognerà stare attenti perché il contagio sta aumentando e quindi siamo stati bravi tutto l'inverno, dovremmo esserlo anche durante questo Ferragosto. Si aspettava di più da questo Ferragosto, proprio considerando anche Covid? No, va benissimo così. L'importante è la salute e quindi già è stata un'eccezione. Penso che altri paesi non hanno fatto proprio nulla, quindi va bene questa luminosità data dalle luminarie, però va bene così. È un anno particolare, quindi rispetteremo questo, diciamo, profilo più basso tenuto tutto l'anno. Grazie e buon Ferragosto. La campagna Tube Channel, come si presenta questo Ferragosto avellinese? Si presenta molto, molto tranquillo, e poi tutte le attività sono aperte, quindi è un piacere passeggiare e stare all'aria aperta, no? Cosa pensa che delle luminarie e di questo, diciamo, doversi comunque fare i conti con il Covid, e se ritiene che siano belle, non so, queste Io luminarie. stasera le vedrò per la prima volta perché io sono ospite di mio Lui cognato, viene da Biella. quindi sono in ferie e quindi adesso stasera le vedrò per la prima volta queste luci. Come vede Avellino? Se l'ha vista in altra occasione, come la vede oggi? La prima volta e la vedo molto ordinata, pulita. Paragonabile a molte città del nord Italia, no? Sta Quindi, quasi per chiedere il trasferimento dalla caserma di Biella ad Avellino, quasi, quasi convinto. Prego. Invece a lei che le chiedo come vede questo Ferragosto avellinese 2020? Molto migliorato rispetto agli ultimi 5, sembra quasi di non essere a Ferragosto, sembra stare a Natale. Per la gente che c'è, vedo facce contente, negozi aperti, che comprano gente piena di buste, borse, quindi acquisti fatti, cose che da parecchio non vedevo. Quindi penso che ci sia un rinizio, un rilancio della città e spero dei negozi, di tutti i settori. Si aspettava qualcosa di più compatibilmente con il Covid? No, qualcosa di meno. Diciamo che è esploso tutto negli ultimi 10-15 giorni, penso. Vedo che la gente è tornata quasi alla normalità, quindi non fa altro che farci piacere. Di questo Ferragosto 2020? Niente, chi può andare a mare ci va. Insomma, noi per adesso siamo qui, facciamo un po' di shopping e poi vediamo dopo il Ferragosto, quando c'è meno gente, magari andiamo a mare. Stiamo aspettando ancora che la spiaggia si libera un po'. La ringrazio. Buona giornata da Campania Tube Channel. Facciamo Ferragosto ad Avellino. Di dove siete? Di Avellino. Come la vedete invece quello che è stato appena messo in atto dall'amministrazione con le Belle, luminarie? belle, bellissime. Pensi che ad Avellino ci poteva essere ancora di più?
Sicuramente, però già quello che è stato fatto bene ed è abbastanza, diciamo. Va bene così. Allora salutiamo Campania Tube Channel. Campania Tube Channel, buona giornata. Mese 2020, come lo vediamo ad Avellino? Non solo ad Avellino, dappertutto, non lo vedo messo bene, ma siamo fiduciosi affinché possa ritornare ai vecchi splendori, se si può usare questo termine. Ma in questo momento, insomma, è un po' particolare, è tutto l'anno che è particolare, dovrebbe far riflettere, intanto aspettiamo. Le luminarie le ha viste nel suo splendore di sera, cosa ne pensa? È l'ultimo dei miei pensieri le luminarie, penso a cose che sono molto più importanti delle luminarie. Le luminarie insomma lasciano poi rispetto all'opinione e l'idea di chiunque, però non, in questo momento le luminarie non mi sembra la cosa meno degna di nota, insomma è una cosa che proprio non mi appartiene. Si potevano spendere questi soldi per fare altre cose. Che senso ha il senso della festa quando non si può fare aggregazione, non si può fare uno spettacolo, non si può fare, cioè, non si fa neanche la processione illuminare, insomma, lascio il tempo che trovo. Mi pare più non ho fatto funebre per commemorare i morti anziché i vivi, volendo proprio, cioè, è una provocazione, amici, insomma, poi per amor di Dio, ci sta gente che piacciono, che ben venga. Lei ha lo stesso parere? Sì. Potevano essere spesi per altre cose, sicuramente. Dove lo passa il Ferragosto? A casa. Grazie, è stato molto gentile. Avellinese 2020, come lo vediamo? Ferragosto in casa, per forza è l'unica cosa che si può fare. Cosa ne pensi di queste luminarie? Solo le luminarie no, a questo punto avrei preferito niente, cioè, piuttosto che solo questo. Considerando Covid però, pensi che cosa si poteva fare? Considerando il Covid cosa si potesse fare? Io avrei promosso qualche iniziativa culturale piuttosto che le luci per il corso. Tipo? Qualche mostra d'arte, qualche cosa in qualche borgo antico, non lo so, una cosa da promuovere per promuovere il territorio più che altro. Grazie. Se 2020. Che succede? Come lo trovi? Quello che offre. Va bene così, quello che offre la vita, ci dobbiamo accontentare anche del poco, va bene anche il poco, l'importante è che siamo bene e sereni tutti. Vabbè, buon lavoro. La tradizione come comanda vuole anche vedere le luminarie. Per te è un simbolo? Certo, vabbè, noi siamo legati a queste cose, le luminarie, purtroppo le bancarelle non le hanno potute mettere per il Covid e altre cose, però accontentiamoci di quello che passa Gianluca Festi, il sindaco, l'amministrazione, va bene così, l'importante è che siamo tutti bene e sereni, vi ripeto, ok? Da Campania Tube Channel è tutto, a presto. Buon tutto a tutti. Buongiorno, siamo qui per sapere cosa ne pensate del Ferragosto 2020 e del simbolo, come sempre, delle luminarie. Allora, noi vogliamo il concerto. L'anno scorso ci hanno fatto il pacco, doveva venire Clementino e non l'hanno fatto venire. Noi vogliamo il concerto, ditelo a De Luca, eppure al simbolo. Inese 2020, come si prospetta e cosa pregusta questa festa? Oh, veramente, beh, una domanda molto bella, molto significativa e anche c'è bisogno di tanta riflessione. In realtà è un Ferragosto diverso da tutti gli altri anni, insomma, per chi ha un po' di sensibilità e di amor proprio, anche perché considerando tutto quello che il mondo sta attraversando, ovviamente ogni festa perde la sua entità e perde il suo entusiasmo, però ciò non toglie che le tradizioni vanno sempre rispettate, vanno sempre tenute nel cuore, soprattutto
soprattutto poi noi meridionali che siamo molto legati a queste cose, come noi avellinese alla Madonna Assunta. Quindi bene, secondo me, ha fatto il sindaco, se questa è una mia opinione, è un mio modo di vedere, ovviamente, che ha illuminato la città, quantomeno per non perdere questo entusiasmo interiore e anche i fuochi. È vero che nella vita bisogna sacrificarsi, però perdere anche tutte le tradizioni bisogna stare attenti. Allora a tutta la popolazione, a me personalmente, ovviamente, di comportarci da persone per bene e da fare quello che lo Stato in questo momento ci sta dicendo per il nostro aiuto, insomma, a livello sanitario, e quindi bene venga anche questo Ferragosto. Certo che riflettendo, guardando quello che succede in televisione, tutto è una tristezza nel cuore, però bisogna andare avanti, bisogna avere fede, e anche questo che è successo a livello, questo flagello mondiale, io lo vedo anche in chiave cristiana, in un'ottica cristiana, cioè dobbiamo renderci conto che le sofferenze servono per migliorarci e quindi di tornare a questa fede che il mondo sta perdendo, che noi stiamo perdendo, perché le tradizioni religiose vengono dalla fede e tutto questo si sta perdendo. E allora bene ha fatto il sindaco, quindi alla Madonna che ci possa aiutare in questo momento particolare, possa intervenire come ha fatto alle nozze di Cana, questo miracolo meraviglioso, il primo. Se tutti facessimo questo, se tutti pregassimo, se tutti dicessimo un'Ave Maria al giorno, non allontanarci dalla preghiera, io penso che il mondo si salverebbe. Grazie dell'intervista, grazie a te. Okay. Ma avellinese, cosa? Penso che sia una bella cosa, perché viviamo all'estero, quindi una volta all'anno rientriamo a casa, ho i miei genitori che vivono giù qui ad Atripalda, e quindi spesso ad agosto siamo qua. E quest'anno, tra l'altro, saremmo dovuti andare altrove, ma a causa Covid ci ritroviamo ad Avellino, ma non ci dispiace, anzi. Le luminarie quest'anno rappresentano un po' tutta la festività del Ferragosto e anche dell'Assunta. Secondo te questo modo di fare quest'anno festa può essere un modo per riunire una città? Ma penso, sì, dai, in ogni caso bisogna adattarsi, quindi quest'anno purtroppo è andata così e non possiamo fare altrimenti. Non ci sarà, da quello che so, non ci saranno concerti come ogni anno, ci accontentiamo delle luci, ci accontentiamo della passeggiata al corso e va bene così. L'importante è star bene e vivere la città in modo normale e non come qualche mese fa, nel senso restrizioni, chiusi a casa, almeno possiamo respirare un po' di aria buona, mettiamola così, siamo contenti delle luci, ci bastano. Tutto qua. Bentornato e da Campania Tube Channel a, come ti chiami? Alberto, non so se salutare tutti, sì, e saluta. Magari vedremo poi in televisione. Un saluto a tutti i miei cari, a tutte le persone che mi conoscono, agli amici. Innanzitutto il legame che non manca mai con la tua terra. Esatto, un legame che dura da sempre e vivrà, penso, per altri, spero, 100 anni. Ok. Grazie. A voi, buona giornata. 2020. A casa con la famiglia. Forse credo che sia la cosa più bella che ci sia, no? E le luminarie cosa ne pensi? Sono belle, le ho viste adesso per la prima volta. Se riesco a scendere anche qualche sera per vederle in funzione, ma credo che stia funzionando tutto bene nonostante il Covid.